Nella vincente lotta al vertice del girone G di seconda categoria, la battistrada Paglieta prova a riprendere la fuga solitaria in vetta alla classifica dopo la mezza battuta d'arresto con gli Archi Perano. La trasferta scernese con la Real San Giacomo è da prendere con le molle, vista la sete di rivalsa dei biancoverdi del presidente Giacomucci, in credito con la dea bendata e risucchiata nelle voragini della zona playout. La gara si disputa in mattinata a causa del concomitante impegno casalingo dello Scerni, che può beneficiare dell'orario ufficiale grazie alla categoria superiore di appartenenza. L'avvio della capolista è di quelli che fanno tremare i polsi, anche se l'efficacia finalizzativa del reparto avanzato lascia alquanto a desiderare. Dopo 3 minuti dal fischio d'avvio del signor Bucci di Lanciano, gli uomini di mister D'Onofrio si affacciano dalle parti di Mancini, con Bosco che approfitta dell'incertezza difensiva di Giacomo Giacomucci per calciare in porta, ma troppo centralmente per impensierire l'estremo locale. Un minuto dopo, lo stacco in area di Flocco sullo spiovente di Orlandi crea scompiglio in area, ma la retroguardia di casa riesce in qualche modo ad evitare grane ulteriori. Il portiere del Real è reattivo poco dopo per disinnescare il gran destro di Bosco e arginare sulla ribattuta anche il possibile tapine ravvicinato di Flocco. Il duello personale tra Marco Bosco e Mancini si ravviva al decimo, ma anche stavolta l'estremo di casa la meglio, bloccando in scioltezza la conclusione dalla media distanza dell'attaccante paglietano. Dopo la sfuriata iniziale, le scorribande della capolista nella metà campo avversaria si attenuano, tornando a proporsi nelle battute declinanti del primo atto. Al 40esimo Mancini è provvidenziale per alzare sul fondo il piatto di Flocco, che di prima intenzione indirizza in porta sul corner di Capitan Paolucci. 3 minuti dopo, il tentativo infruttuoso di Remigio si spegne insidiosamente al lato, ma il risultato, piuttosto stretto ai paglietani, non si schioda dal nulla di fatto. In chiusura di tempo va segnalato l'infortunio del portiere ospite Salerni, costretto a chiedere il cambio con la custodia dei pali affidata a Biccari. Alla ripresa dei giochi la truppa del presidente Dinucci va a raccogliere il meritato vantaggio grazie a Polidoro, che al quarto va a segno da distanza ravvicinata, intercettando lo spiovente dalla bandierina del solito Paolucci e depositando nel sacco senza trovare alcun tipo di opposizione da parte della retroguardia del Real. L'euforia paglietana dura per una manciata di minuti, perché al 17esimo il Real coglie il pareggio, anche se in maniera alquanto fortunosa. È il 17esimo infatti quando mister Praino prova la battuta a rete dalla distanza, ma senza particolare convinzione che gli esiti rispondano ai suoi desideri. E invece Biccari viene colto di sorpresa, lasciandosi sfuggire la sfera, che termina incredibilmente alle sue spalle, facendo esultare gli increduli ma felici padroni di casa. La gara si fa a questo punto più equilibrata, con occasioni da rete equamente distribuite tra le due contendenti. Il Paglieta prova a tornare in vantaggio con Bosco, che al 20esimo si libera il tiro dal vertice d'area piccola ma calcia malamente al lato. Al 26esimo Praino cerca nuova fortuna in avanti, ma stavolta il suo rasoterra dal limite d'area termina docilmente tra le braccia del numero 12 avversario. Dopo la mezz'ora Remigio cerca di pungere su palla inattiva, ma Mancini compie il miracolo e disinnesca a fil di palo. Al 40esimo la disattenzione collettiva della retroguardia paglietana permette a Orunesu di fiondarsi in area e tentare la stoccata ravvicinata intercettata da Biccari. Un minuto dopo Piserchia prova la conclusione dal limite di prima intenzione, ma manca lo specchio della porta. L'ultimo sussulto arriva a ridosso del triplice fischio, col Paglieta che fallisce clamorosamente la rete della possibile beffa finale, con Mancini che evita la clamorosa autorete del suo compagno d'Ercole, il quale rischia di complicarsi la vita quando intercetta il tiro cross di Bosco. Dopo il pareggio con il New Archi Perano, una nuova trasferta e un nuovo pareggio per la capolista Paglieta. Guardando però l'andamento dei 90 minuti, mister D'Onofrio, la squadra meritava sicuramente di più. Beh sì, sicuramente, meritavamo qualcosina in più, però al di là di questo, le occasioni, se non le fai, non le concretizzi, alla fine purtroppo la potevamo anche perdere alla fine. Però è un periodo che sta girando un po' così, e vediamo, andiamo avanti, vediamo la prossima. Lei mister aveva preparato una gara in un certo modo, poi qualche problemino, diciamo così, di carattere burocratico non le ha consentito di fare quello che voleva. Ma no, sì, qualcuno ha dimenticato il documento, però va bene. Ci eravamo anche preparati prima, abbiamo fatto colazione insieme, insomma, visto che giocavamo alle 11 la mattina, appunto per questo. Poi alla fine purtroppo stiamo facendo la seconda categoria, pure per questo. Sì, vabbè, ma non fa niente, chi ha giocato poi ha giocato bene lo stesso, non è un problema. Abbiamo dovuto un po' cambiare l'assetto tattico, però sta a posto.
niente di. Gli obiettivi rimangono invariati per la vetta? Eh sì, stiamo là, siamo primi, quindi che devo dire, andiamo a vincere il campionato, però è tutto aperto, anche perché la seconda stava a 7 punti, è una partita in meno, abbiamo pure lo scontro diretto là, quindi non è come tutti dicono che oramai abbiamo vinto, il campionato è aperto fino all'ultima partita, è tutto aperto. E questo Real San Giacomo che si trova nelle zone calde della classifica, oggi ha fatto la sua gara, forse è riuscito nell'intento di imbrigliarvi? Sì, non so il Real San Giacomo, all'inizio era partita per, secondo me era una buona squadra per fare, per disputare i playoff, anche perché pure loro sono retrocessi come noi dall'anno scorso, e avevano una buona squadra, poi non lo so, i loro problemi sicuramente... Sappiamo che magari non si allenano, forse, non lo so, avranno qualche problemino all'interno della squadra, però non so, è una buona squadra comunque. Io avevo detto pure la mia squadra che il Real San Giacomo era una squadra da prendere con le molle, sicuramente. Mister Prine, oggi possiamo sicuramente dire che il raccolto ha superato la semina, perché effettivamente il Paglieta meritava qualcosa in più, però buon per voi. Sì. Ma era lampante avere una situazione così, perché giustamente loro sono una squadra di ragazzi già che hanno militato in categorie superiori, tutta gente che ha giocato in prima, una società poi che rappresenta una cittadina che sta prima in classifica, quindi era lampante ed era naturale che potesse avere 2 o 3 occasioni in più, anche perché anche noi poi alla fine potevamo fare anche un gol. Non è che se avessimo vinto avremmo meritato, però anche noi abbiamo avuto delle occasioni. Però tutto sommato non dimentichiamoci che in campo c'era gente in attacco come Piserchi, hanno 45 anni, io 42, ragazzi 34, 35 anni, e quindi non è una cosa che può sorprendere, però abbiamo tenuto bene il campo e nonostante gli infortuni sono felici di questo punto. Possiamo dire che può essere l'inizio della risalita oggi? Ma noi non abbiamo l'obiettivo di risalire a chissà per andare dove. Purtroppo la nostra situazione, ripeto, siamo una società, una piccola realtà, una piccola frazione. In questi anni sta facendo queste categorie tra prima e seconda, e quindi abbiamo durante le settimane delle deficienze a livello di organico, perché c'è gente che lavora e quindi non possiamo svolgere degli allenamenti. Quindi diciamo che noi veniamo il martedì e giovedì un po' a divertirci, poi un po' delle volte cerco di spiegare qualche cosa, ma non si può pretendere niente in queste categorie. E il Paglieta è la squadra più forte a prescindere dal pareggio odierno? Allora, io oggi sono stato tra virgolette fortunato, perché comunque non ha giocato dall'inizio il ragazzo, adesso mi dimentico il cognome, Maravisi, quindi è un giocatore che se sta in campo è naturale che fa la differenza, quindi siamo stati fortunati che non l'abbiamo avuto già dall'inizio contro. Però penso che come società, ma guarda, alla fine è giusto che vadano avanti le società che hanno un'ambizione, perché è inutile vincere un campionato se non c'è una società alle spalle e poi magari ritrovarti a giugno con l'iscrizione e non c'hai le potenze da andare avanti. E penso che il Paglieta sia forse, secondo me, la squadra che è più attrezzata sia a livello organico dei giocatori che come società.